propiziato uno splendido tiro di Bagni al volo che per Mina e Paolo Rossi. 23esimo minuto del primo tempo. Bellissimo il colpo di testa ancora di Righetti che soffia la palla a Cabrini che anche lui saltava, e il colpo di testa di Righetti. Bel lancio di Righetti su Conti, cross di Conti, campanile, Rossi indietro a Bagni, apertura per Dossena, ancora Dossena al centro, Rossi, e vola molto bene questa volta Costantino sul colpo di testa di Rossi. Su Altobelli in area, colpo di tacco di Conti a liberare Cabrini, va Cabrini in area, Conti, Dossena, tiro di Dossena al volo con l'esterno del piede alto sulla traversa. Baresi ha battuto colpo di testa di Bagni e finalmente il gol di Altobelli. All'ottavo minuto della ripresa il gol di Altobelli. Rivediamo come si è svolta l'azione. Dopo il calcio d'angolo di Dossena, torna la palla a Dossena, il cross di Baresi, vedete il primo colpo di testa di Bagni che rimette la palla al centro dove salta Altobelli e coglie l'angolo. Italia è passata in vantaggio, ripresa l'offensiva, il cross di Cabrini, riceve poi il disimpegno da Dossena e lancia Rossi, c'è Altobelli libero dalla parte opposta, Altobelli, tiro al volo di Altobelli e il portiere con i piedi riesce a deviare in calcio d'angolo. Azione velocissima, Rossi, Altobelli, non ne viene fuori il... Nico Spanziaras, Baresi, e c'è calcio di rigore in favore dei ciprioti per l'intervento di Collovati su Kotis, calcio di rigore in favore dei ciprioti. Adesso io non voglio discutere, l'azione di Collovati non era certo molto limpida, però ricordiamo che ce n'è stata anche una dello stesso livello, se non peggiore, nel primo tempo. Ecco, rivediamo. Il cipriota si allunga la palla in avanti e viene poi spostato dal nostro giocatore che peraltro era già lanciato in corsa e non ha modificato la traiettoria della sua corsa. Comunque termina a terra il giocatore cipriota e c'è calcio di rigore in favore di Cipro sullo 0-1. Piove qualche oggetto di troppo in campo, il calcio di rigore. Ed è il pareggio da Zingis con palla sfiorata da Galli. 1-1 al 24esimo minuto del secondo tempo. 1-1, ha pareggiato sul calcio di rigore Zingis. Rivediamo ancora la trasformazione di Zingis che Galli tocca ma non... Cabrini, ribattuto, ancora Cabrini, Dossena verso Baresi.
Riesce Baresi a servire Collovati, cross di Collovati. Altobelli, parata. Dei ciprioti anche per difficoltà di collegamenti per i nostri. Cross di Fanna, molto bello. Si ostacolano Rossi e Cabrini. Si ostacolano Rossi e Cabrini. E con la porta sguarnita e al suo posto è entrato, seguiamo questa azione e il colpo di testa di Cabrini che porta di nuovo in vantaggio gli azzurri. Il colpo di testa di Cabrini, ecco, l'avete rivisto, che è saltato con ottima scelta di tempo sul cross. E rivediamolo ancora, il calcio di punizione di Dossena, ecco, sulla palla che spiove, perfetto lo stacco di Cabrini e palla proprio a fil di palo. È il 2-1 per Fanna, c'ha due uomini addosso, vediamo come riuscirà a liberarsi. Ci riesce con un bel cross e al Altobelli effettua di anticipo una deviazione sulla quale il portiere con una prodezza riesce a deviare in calcio d'angolo. Prodezza di Costantinu, ecco, la rivediamo. No, non la rivediamo perché è meglio seguire l'azione piuttosto che rischiare di perderci qualche... Ecco, Altobelli d'anticipo e prodezza del portiere. Fanna, Dossena, cross di Dossena, c'è uno scontro fra Altobelli e un difensore, questa volta il calcio di rigore è in nostro favore. Ecco, guardate il cross di Dossena e entrano in collusione, vedete, Altobelli e un difensore in corsa. Comunque, calcio di rigore di Rossi, gol. E siamo al 44esimo minuto. Importante il fatto che Rossi torna a segnare su questo campo che lo ha visto in maglia del Grifone. La partita sta quindi terminando, c'è da giocare ancora un minuto e l'Italia la conduce per 3-1. È la prima vittoria ufficiale segnato a nostro favore a 44esimo con il 3-1 ed ecco il fischio finale. Prendiamo questo esordio a Perugia come di buon augurio, prendiamo come buon augurio anche il